Buonasera a tutti. Allora, facciamo un po' il resoconto di questi 2 anni, ma non solo, nel senso di quello che verrà poi per i prossimi mesi, i prossimi anni per l'amministrazione, per quanto riguarda le deleghe che sto portando avanti io come assessorato, quindi prima politiche giovanili, poi politiche sociali e infine qualcosina sulla cultura. Per quanto riguarda le politiche giovanili, come molti di voi sanno, anche perché se ne è parlato tanto anche in campagna elettorale, le politiche giovanili del Comune e dell'amministrazione si sono basate da 4 anni a questa parte sul forum dei giovani, qualcosa che abbiamo creato dopo tanto tempo che praticamente la politica giovanile era inesistente nel nostro comune e che nel corso degli anni abbiamo cercato di far sviluppare. Ora, tutti sapete che nella scorsa legislatura noi abbiamo creato il forum con ufficialità, quindi con delle delibere di giunta, di consiglio, ma poi gli abbiamo dato una struttura, le abbiamo attrezzato questa struttura, gli abbiamo messo internet, tutte cose fatte nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda quest'anno e mezzo, abbiamo cercato con i ragazzi di fare delle attività che uscivano un po' fuori anche da casetta. Infatti l'anno scorso siamo riusciti a fare 2 progetti con il piano di zona che si chiamano Giovani in Tour. Abbiamo prima fatto delle lezioni qua a Caselle, presso la scuola, con degli esperti archeologici, con degli esperti che hanno spiegato un po' le bellezze naturali della nostra regione, e poi in 2 appuntamenti separati abbiamo portato questi ragazzi, circa 30 ragazzi, prima a Salerno a visitare un po' tutti i monumenti che sono presenti nella nostra provincia, nel capoluogo di provincia, e poi siamo stati in quella che forse è la cosa più bella che abbiamo in Regione Campania, cioè la Reggia di Caserta, e anche lì, sempre con questi esperti, i ragazzi hanno potuto vedere queste bellezze, molti di loro non c'erano nemmeno state, quindi penso che sia stata una cosa positiva. Ma la cosa che più ci rende orgogliosi come amministrazione per quanto riguarda il forum è un'altra, nel senso che le politiche giovanili, come tanti di voi sanno, non sono un ramo dell'amministrazione molto tangibile, cioè non è come una strada o come una piazza che si vede, quindi è molto apprezzabile dalla gente. Le politiche giovanili si basano più su un fatto culturale, quindi è una cosa già un po' più sottile da poter intercettare per quanto riguarda la sensibilità della gente. Però quando si va nelle istituzioni, ci sono dei ringraziamenti all'amministrazione, questo rende orgogliosi tutti quanti noi, ma specialmente il sindaco, perché faccio degli esempi. 1 mese e mezzo fa circa la provincia di Salerno, l'assessorato alle politiche giovanili della provincia di Salerno, ha convocato tutti gli assessori alle politiche giovanili e i presidenti dei forum a Salerno, alla provincia. Io sono andato e quindi per me è stato un motivo di orgoglio se il delegato della provincia, il presidente del forum provinciale e anche il delegato del Dipartimento delle politiche giovanili della regione hanno nominato Caselle in Pitta, nel forum di Caselle, come forum di riferimento del sud del Cilento. Quindi per noi questo qua è un motivo di grande orgoglio, nel senso che andare lì dove sono presenti veramente decine e decine di forum ed essere preso come a modello per quanto riguarda la parte sud della provincia di Salerno, io penso che quindi l'amministrazione in questi anni è andata nella giusta direzione per quanto riguarda le politiche giovanili. Ma non solo, la Regione 20 giorni fa ha approvato il PTG, il Piano Territoriale della Gioventù, e non è un vanto, ma per quanto riguarda la parte bassa della nostra provincia sono stati 3 gli attori che hanno portato alla redazione di questo progetto, il PTG per quanto riguarda il sud di Salerno. Quindi c'è stato Sapri come comune capofila, che però è stato anche un po' ammonito perché non hanno il forum, c'è stato il comune di Lofrano e poi ci siamo stati noi di Caselle. Quindi con tutti questi comuni che ci sono qua sono stati 3 che hanno partecipato alla stesura di questo piano, sono stati questi 3, quindi noi c'eravamo e quindi possiamo dire che siamo stati protagonisti per avere questi 90.000 euro che nei prossimi anni e anni potremmo spendere per fare politiche giovanili. Altri comuni non hanno partecipato, in alcune parti non ci sono nemmeno i forum. Vabbè, ma non è questo il problema. Noi sulle cose regionali e provinciali ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci. Poi l'anno scorso, in collaborazione con altri 11 enti, comuni come Tramontane, Parco, con Comune Capofila Lofrano, abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Largo ai Giovani. Anche questo è stato finanziato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e quindi anche qui il Comune di Caselle è stato protagonista, sarà protagonista nei prossimi mesi per far sì che nel nostro comune si possano fare tanti eventi. Ne posso citare alcuni.
il nostro forum, quindi il nostro comune, da questo progetto è stato individuato come il comune in cui sarà installata una radio web per questo progetto, quindi la dovremo gestire noi come comune, come forum, e sarà la radio web di questo progetto. Ci sono comuni tipo Novivenia, comuni anche grossi, però siamo riusciti, anche perché c'erano queste riconoscenze da parte provinciale e regionale, ad avere questo compito importante. Quindi penso che innanzitutto bisogna fare un ringraziamento anche ai ragazzi del forum, secondo me, perché hanno fatto anche un lavoro splendido. Ma poi penso che noi come amministrazione gli abbiamo dato tutto il supporto possibile e immaginabile, questo lo possono testimoniare anche loro. E quindi penso che la direzione intrapresa per quanto riguarda le politiche giovanili è stata giusta nell'altra legislatura, ma penso che è giusta anche oggi, dove veramente stanno arrivando i riconoscimenti. Quindi io penso che abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante. Poi è chiaro, qualcuno può dire che si può fare di meglio, certamente, però noi abbiamo cercato di fare il massimo e continueremo a fare così. Questo per quanto riguarda le politiche giovanili, vado veloce così non lascio spazio. Poi le politiche sociali. Le politiche sociali del nostro comune negli ultimi 5 anni sono state caratterizzate da 3-4 attività fondamentali: l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili, i contributi economici e poi altri progetti che non si fanno tutti gli anni, ma comunque si fanno, tipo le borse lavoro, ma anche progetti fatti, questo qua che ho detto con i ragazzi, che era finanziato dal piano di zona. E quindi abbiamo finanziato anche quest'anno l'assistenza agli anziani con circa 20.000 euro, l'assistenza ai disabili 5.500 euro, contributi quasi 5.000 euro e altri 3.000 euro per le borse lavoro. In un periodo in cui effettivamente le casse regionali, provinciali, comunali sono veramente svuotate, diciamo, il Comune ha voluto comunque confermare quelli che erano gli impegni, ma ha voluto confermare anche altre cose che sono state anche strumentalizzate negli scorsi anni, che sono quelle due grandi servizi che abbiamo dato, secondo me, alle famiglie e a tutti i casellesi, che sono la biblioteca e l'asilo nido. E l'altra sera, proprio, ma lo potete verificare anche voi, della biblioteca non se ne può dire nulla, perché io sono stato a scuola, ho contato 34 ragazzi. Quindi non è solo un investimento dell'amministrazione, vuol dire che è una cosa che funziona. Quindi chiunque può venire qua e dire che non è una cosa fatta bene. Io sono convinto che è solo una strumentalizzazione. Cioè, se ci sono 34 ragazzi nella biblioteca a caselle, vuol dire che funziona, bisogna essere obiettivi su questo. Quindi secondo me anche sulle politiche sociali stiamo facendo un grosso lavoro, lo porteremo avanti, anche se c'è stata una decurtazione dei fondi, ma riusciremo probabilmente anche a sopperire qualche fondo nel bilancio comunale, così da avere sempre questi servizi attivi. Per quanto riguarda la cultura, quest'anno, qualche mese fa, terminato, abbiamo portato a casello un corso nazionale di cinema, forse avete visto i manifesti, l'abbiamo fatto con un'associazione nazionale di Roma, il Centro Studi Cinematografici, dove hanno partecipato alcuni ragazzi, hanno avuto l'attestato. E quindi anche questa è una cosa positiva, ma è la cosa fondamentale per quanto riguarda la cultura di Caselle, diciamo, che abbiamo già iniziato qualche anno fa, è stata la scoperta da parte di Giulio Greco di Walter Navazzi, questo pittore molto famoso a livello internazionale. E quindi grazie anche a Maurizio, che si è impegnato molto in regione per preparare e per presentare questo progetto, stiamo portando avanti, diciamo, il progetto già stato presentato in regione, aspettiamo il finanziamento per fare il nome di Walter Navazzi nella casa dove lui abitava, quindi verso Sant'Antonio lì sotto, un museo dedicato a Walter Navazzi. Quindi anche penso che la cultura comunale si commuota specialmente per questa scoperta fatta da Giulio Greco, ripeto. Noi ci stiamo investendo, stiamo cercando di reperire fondi, specialmente alla regione, e spero che questo museo, nel giro di qualche mese, spero, qualche anno, possa essere finanziato e quindi lo possiamo portare a compimento. E penso che la cultura l'abbiamo cercato di mettere in qualsiasi evento, anche questo dei 150 anni, no? Abbiamo fatto la commemorazione al monumento, abbiamo ricordato i grandi padri della patria, però abbiamo fatto anche un convegno dove hanno partecipato forse anche tanti voi, dove abbiamo capito anche tante cose che possono fare, anche quella lì è cultura. E niente, io chiudo qua, passo la parola ai miei colleghi, penso di aver un attimo esposto quello che le mie tre deleghe sta portando avanti. Grazie. Associo anche io al ringraziamento al Presidente del Forum dei Giovani e tramite lui a tutti coloro che collaborano insieme all'amministrazione per realizzare e per portare avanti iniziative importanti. L'assessore Piscina parlava della difficoltà, cioè della riconferma di alcuni servizi essenziali sociali come l'assistenza agli anziani,
come le borse lavoro e i contributi, mi permetto di aggiungere che rispetto allo scorso anno, questo per dare un poco l'idea della crisi che c'è negli enti locali, di come scarseggiano i soldi, i finanziamenti, i fondi, e quest'anno da parte della Regione Campania praticamente c'è stata una decurtazione del 50% dei fondi, 60. Che prima veniva circa il 60% dei fondi che fino all'anno scorso venivano dati ai comuni per poter svolgere attuare dei servizi sociali così importanti. Nonostante questo, noi abbiamo cercato nel migliore dei modi di economizzare, e quindi vedo molti anziani qui, persone che insomma, apprezzano questo servizio, anche quest'anno daremo e veniamo incontro a quelle che sono esigenze importanti per quanto riguarda una comunità.